Mi sa che ci siamo. Eccoci qua, ci siamo, ci siamo. Ciao, buongiorno a Buongiorno. tutti. Sì, ci siamo, ci siamo. Buongiorno. Oggi vi vedo particolarmente carichi, anche se è abbastanza caldo, ma probabilmente il sole e tutta la nostra motivazione ci dà la carica. Sì, sicuramente. Vediamo se riesco a fare Vero, danni. Luci? Beh, carichi come sempre, direi, no? Anche perché poi torniamo a ripetere più o meno sempre le stesse cose, ma sono reali, quindi è inevitabile. E quando si lavora bene, si lavora insieme in un gruppo che ti permette di migliorare, che ti fa stare bene, dove diciamo il valore più importante è quello di aiutarsi a vicenda, è veramente per forza, è così. Infatti, proprio alla base c'è l'aiuto reciproco fra di noi, quindi non puoi altro che svegliarti bene la mattina, sorridere e pensare come andare avanti. Vero. Mi sentite bene Verissimo. voi? Sì, sto usando il microfono. Sì, si sentono tutti i vari rumorini. Ah, No? no. Ok, perfetto. Noi ti sentiamo perfettamente. Benissimo. Ok, io intanto sto litigando con il cellulare per vedere i commenti che arriveranno dalle persone che si collegano. Adesso prendo anche io la live. Siamo Ok, allora, tutti più dicevamo. o meno nelle stesse condizioni. Sì, esatto, io ho fatto, quindi perfetto. Beh, ragazzi, la tecnologia, qualcosa di straordinario. Se pensiamo che fino a qualche tempo fa dovevamo fare chilometri e chilometri solo per riuscire a organizzare anche una semplice riunione di lavoro, una semplice riunione, anche solo magari vedersi, scambiare dei consigli, delle opinioni. E adesso no, grazie alla tecnologia riusciamo a fare anche queste cose. Fino a qualche tempo fa nessuno conosceva Zoom o non sapevano di che cosa, come funzionasse tutto quanto. Al giorno d'oggi Zoom è una delle applicazioni più utilizzate anche per grandi convegni. Ormai è arrivata a contenere oltre 20.000 persone in un'unica riunione. Prima era quando è nata massimo 2 persone, poi 3, poi 4, poi 10. E come tutte le cose che hanno un'evoluzione, ormai si è ingrandita, diciamo, ed è sulla bocca di tutti quanti. Oltretutto, mi viene da pensare una cosa. Avete mai visto una pubblicità di Zoom? Mai, assolutamente, neanche di WhatsApp. E quindi come ha potuto espandersi in maniera così esponenziale? Come, giustamente, come hai detto anche tu, Veronica, anche WhatsApp. Col passaparola, la Esatto. base del nostro lavoro, Esatto. la Il condivisione. passaparola che è sottovalutato, non viene preso in considerazione. Oltretutto, se pensiamo che il passaparola è anche un'arma a doppio taglio, perché è vero che il passaparola funziona, ha i suoi tempi, e quindi se una cosa funziona bene va alla grande. Se una cosa non funziona, il passaparola negativo funziona 3 volte più velocemente del passaparola positivo. Quindi tutte le aziende che hanno risultati attraverso il passaparola, vuol dire che è qualcosa di reale, no? È come consigliare un cinema, una pizzeria, un negozio, una qualsiasi cosa. Esatto, se ci pensi è un lavoro, anche se tanti non lo considerano un lavoro, che tutti facciamo tutti i giorni, perché chi è che non, magari ti vede un'acconciatura e dice ma qual è la tua parrucchiera, dove sei stata, cosa hai fatto, oppure ti trovi molto bene a mangiare una pizza e racconta agli amici che ieri sera sei stata a mangiare una pizza veramente top. Esatto. Quindi è una vita che, non, che tutti facciamo questo tipo di lavoro, diciamo, ma nessuno ha mai pensato che potrebbe essere retribuito per farlo. Spesso succede anche che le persone ne parlano per sentito dire, perché conoscono l'amico d'amico del fratello, del cugino che conosce il network marketing, ma poi alla fine in realtà non sanno niente di network marketing. Ma non perché sono persone stupide, perché sono persone che ignorano cosa c'è dietro un'azienda di network marketing. Network marketing non è altro che uno dei sistemi distributivi più conosciuti al mondo.
i più usati al mondo. Ci sono aziende che decidono di veicolare il loro prodotto attraverso la grande distribuzione piuttosto che l'e-commerce, piuttosto che il franchising, piuttosto che la vendita diretta, piuttosto che la vendita al dettaglio. Il network marketing ha la forza di mettere assieme quelle che secondo me sono le aziende, cioè i sistemi distributivi più forti in questo momento, che sono l'e-commerce. Se tutti quanti pensiamo da Amazon, da che cosa è nata, piuttosto che da eBay, però ha anche il vantaggio di unire ancora le persone, cioè mettere in contatto direttamente il cliente finale con l'azienda, con noi che siamo dei distributori, quindi avere un supporto continuo o dei consigli continui, cosa che non puoi fare quando vai in un supermercato. Al massimo trovi il commesso, gli chiedi dov'è la cosa che ti serve e finisce lì. Ma dietro al network marketing, secondo me, c'è qualcosa di ancora più importante, di ancora un maggior valore, no? E se mi permettete di rubarvi 5 minuti, dopodiché mi muto e non parlo più, io quando sono in Zoom con voi tre mi si riempie il cuore. Mi si riempie il cuore perché grazie al network marketing ho conosciuto tre persone come voi. Non è una sviolinata perché siamo in diretta, sono cose che sento e che provo, perché Lucia è stata la prima che ho conosciuto rispetto a Mattia e a Veronica. In ordine ho conosciuto prima Lucia, poi Mattia e per ultima Veronica. Lucia è una persona fantastica, straordinaria. Lei è l'esempio della famiglia, della mamma, dell'unione, della costanza, della determinazione, con la sua calma, con la sua pacatezza, però è un uragano. È l'acqua cheta che rompe i ponti. Mattia, cazzo, Mattia si potrebbe scrivere un libro, che Mattia è un ragazzo eccezionale. Mattia ha vinto, punto. Basta dire ha vinto. È una persona vincente perché già ha vinto. È un ragazzo fantastico. È giovanissimo, potrebbe essere mio figlio, io lo considero tale, quindi. Ma oltre ad essere una persona fantastica, una persona che posso considerare come un figlio, è una di quelle persone che quando hai bisogno di parlare, alzi il telefono, lo chiami, ci sono, sono qui, ti Sempre disturbo. No, figurati, non lo disturbi. presente. Sempre presente. L'ultima persona che ho conosciuto, di quelle presenti in questa Zoom oggi, è Veronica. Veronica è Veronica. Non c'è nome più Vito, te lo sai, allora azzeccato. ti sei messo in questa cosa, no? Sì, ma fallo finire. Immagina che poi, no, però deve capire questo. Immagina che poi dopo sarà inevitabile che parleremo di te. No, vabbè, ma poi. Pronto? Scusate. Vi siete chiesti chi è l'host della Zoom? Sì, ma io Chi è sono il l'host? co-host, occhio. Beh, ma in qualsiasi momento potrebbe, sai, siccome sono sullo stretto e qua siamo stretti, potrebbe cadere la linea. Siamo sicuri che Minchia. non cadrà, Vito. Guarda che qua si è registrata, questa E battuta. già ci stiamo emozionando, per cui sarà il tuo turno, poi, sappilo. Niente, Veronica ha cercato di distrarmi da quello che stavo dicendo, e invece non ce la farai mai. Non ce la farai mai perché Veronica è Veronica, non si può dire niente. Veronica è l'Etna, vi ho mandato le foto dell'Etna ieri sera, la vedi lì calma, tranquilla, ma è sempre in movimento, c'ha sempre dentro qualcosa che deve buttare fuori, c'ha sempre dentro, è piena di energie, è piena di idee, è piena di tutto quanto, sta lavorando come una pazza, i risultati arrivano e arriveranno. E questa è Veronica, è una persona fantastica. È una persona eccezionale, anche lei ha già vinto, come Mattia e come anche Lucia. E siete persone alle quali voglio bene, vi considero la mia famiglia, vi considero le persone sulle quali si può contare sempre. Oggi abbiamo fatto una Zoom bellissima, io ho fatto un post sui supereroi, tante volte pensiamo che i supereroi siano quelli che riescono a. Vedete, già comincia a dire la mia connessione internet è instabile, quindi occhio a quello che direte Ehi, dopo. non fare scherzi. Grazie.
Non vale. Tante volte invece di supereroi dobbiamo essere noi, trovare il coraggio di alzare la mano e chiedere anche aiuto, chiedere un consiglio, chiedere semplicemente ho bisogno di parlare con qualcuno. Qualcuno che magari va al di fuori della nostra famiglia, qualcuno di estraneo, però qualcuno che ti capisce, qualcuno che sta provando magari le stesse emozioni, le stesse problematiche, le stesse sfide, e sei sicuro che dall'altra parte c'è qualcuno che è disposto ad ascoltarti, ma non solo, ti dà dei consigli che difficilmente riesci a trovare sia nel mondo tradizionale sia nella vita di tutti i giorni, e oltretutto sempre consigli giusti al momento giusto. Penso che la connessione stia cadendo perché mi sta Non avvisando che fare sta venendo. scherzi. Ma no, non cade, non cade. E quindi Tito, che questo dire. è quello che succede anche nel nostro lavoro, se lo vogliamo chiamare lavoro, perché per me più che un lavoro è una vera e propria professione. E ripeto, al giorno d'oggi viene sminuita perché come tutte le professioni fatte da professionisti, ci sono professionisti che lavorano in maniera etica. E professionisti che lavorano in maniera un po' meno etica. Io sono felicissimo di aver intrapreso 3 anni fa. Oltretutto non mi è stata proposta a me questa opportunità, come dicono tanti. Ah, io ringrazio il mio sponsor che mi ha contattato. No, io ringrazio la mia testa che è andata a cercare quello che è il network marketing. Ci siamo informati su che cos'è il mondo del network marketing, ma ci siamo informati da professionisti non del network marketing. Basta andare sul sito della Bocconi e si trova tutto quello che riguarda il network marketing, ma spiegato da professionisti. Dopodiché abbiamo cercato l'azienda, abbiamo trovato l'azienda Genes, facciamo il nome così non dobbiamo nasconderci dietro a niente. Perché Ma ci la sono cosa quei prodotti. È anche perfetto. vero? Mi dimenticavo che tu sei nel nostro ufficio di Bergamo, perché abbiamo anche la fortuna di avere un ufficio a Bergamo, ma la fortuna più grande, perché qui si tratta di fortuna, è quella di essere entrato in contatto con un team che è qualcosa di eccezionale, che è il team Pressure. È un team che sta crescendo in maniera esponenziale sia a livello italiano che a livello europeo, formato da professionisti che attraverso la loro esperienza hanno messo in campo dei sistemi, dei metodi e li hanno messi a disposizione di tutti quanti in maniera gratuita. Prima, Tia, hai fatto vedere una copertina di un qualcosa che avevi lì a portata di mano? Ci sono, ce le ho ancora a portata di mano. E uno dei fondatori Alzalo un po'. del Un nostro secondo team. arriva. Come potete vedere sotto, Francesca Romano, che è una conosciutissima coach, e Michele Perico hanno scritto questo libro. Più che un libro, è un vademecum, è un memorandum, non lo so neanche io come definirlo, però se solo guardate il titolo, Orgogliosamente Networker, e avrete la voglia di andarlo a leggere, capirete che qui viene messo a nudo quello che è la nostra professione, senza fronzoli, senza illusioni, senza voler illudere nessuno che sia una professione facile. È semplice, ma non è facile. La possono fare tutti, ma non è per tutti. E soprattutto, la cosa bella di questa professione è farla all'interno di questo team. Questo team ti dà ispirazione. Sto facendo un monologo, ma oggi ho voglia Oh, ma di io sto parlare. cercando di Vai, vai. capire dove vuoi arrivare, Anch'io. perché secondo me tu stai prendendo tempo. Oh, vai a chiudere la live in diretta. Conoscendoti, se hai cose da dire, prego, però non lo so, ho questa sensazione qua. Vai, vai, No, butta fuori. butto fuori in diretta, mi sto mettendo in gioco in diretta, sto uscendo dalla mia zona di comfort, chiamalo come vuoi, non lo so neanche io. Non me ne frega niente di quello che pensa la gente. Bravissimo. Grazie a questo team, grazie a questo lavoro, grazie a questa professione, grazie alle persone che ho conosciuto all'interno di questo team, lo ripeterò all'infinito, e grazie soprattutto a un viaggio che è stato fatto a Dubai, un viaggio di lavoro, è nata l'idea di creare
un team all'interno del team, che non è proprio un team. Il progetto si chiama Big Family e quindi rispecchia ancora di più quelli che sono i miei sentimenti e il mio modo di fare, di lavorare, di fare impresa in questa industria. E adesso basta, non vi rubo più tempo, così non vado a parlare da nessuna parte. Sono solo contento di essere qua con voi, sono strafelice e vi voglio bene. Sa benissimo che te ne vogliamo tutti anche noi. Io e te più o meno abbiamo iniziato insieme, per libera scelta entrambi. Stiamo facendo questo percorso da 3 anni e non ho mai conosciuto persona migliore di te. Non andrò a approfondire, non voglio farti emozionare, però. Anche perché, Lucia, io ho solo un difetto, quello di averli tutti, quindi Non è vero, parto assolutamente. avvantaggiato. Assolutamente non è vero. Tu sei una persona veramente con dei valori solidi, sia sulla famiglia ma anche sulla vita. Non ho mai visto qualcuno che veramente dà agli altri incondizionatamente, senza aspettarsi niente. Io devo dire, faccio un piccolo appunto, che io ho una figlia con qualche sfida e devo dire che Vito, quando ci ritroviamo, è la prima persona che mi aspetta fuori o mi corre incontro per aiutarmi. Ma non perché gli altri del team non lo vogliono. Ormai c'è un affiatamento fra di noi che è veramente una famiglia. Ma perché tua figlia, Sheila, intanto saluto Michela che è venuta a guardarci in live, oltretutto una tua vicina di casa, Michela. Esatto, sì, eravamo insieme domenica, perché tu sai com'è, che quando abbiamo qualche sfida da risolvere ci attacchiamo al telefono. Lei ha preso la bicicletta sotto il sole alle 2:30 ed è piombata qui da me, dovevamo fare una locandina, dovevamo fare alcune cose, quindi questa è la collaborazione del nostro team. Comunque stavo dicendo che Sheila, sì, Veronica ha voglia di parlare, io non mi fa vengo, parlare. vengo sempre volentieri a darti una mano, ma non perché mi sento in dovere di farlo o perché voglio farlo per farmi vedere tutto quanto, perché per me Sheila è un esempio di vita. Io Lo devo so, imparare tanto da Sheila. Sheila è una la forza ragazza della eccezionale, natura. è una ragazza eccezionale. E poi la gente, magari che la vede così, dice, ah, poverina. No, ma poverini voi, no, poverina lei. Lei ha forza da vendere e da regalare agli altri, dà forza agli altri. A volte vorrei averne io quanto ne ha lei, ti assicuro. Lo so Ed è che già credo. un grande esempio, perché delle persone ci hanno contattato perché hanno visto il video di Big Family di Sheila. C'erano i video di tutti e sono stati colpiti da quello di Sheila, dalla forza, dalla determinazione, dal fatto di voler superare a tutti i costi le sfide che ha ogni giorno. Quindi Sheila è già un grandissimo esempio per Big Family, non solo, anche persone che proprio sono all'esterno e che magari hanno la curiosità di entrare. Comunque, visto che sono riuscita a prendere parola e chissà quando potrò di nuovo, volevo semplicemente dire che Big Family, adesso ve lo dico chiaramente perché lui ve l'ha spiegata, ma lui è anche molto modesto, sto parlando di Vito, quindi non vi dice tutto per filo e per segno di come stanno le cose. Big Family è nata a Dubai ed è vero questo, fino a qui siamo d'accordo. Ma è nata a Dubai perché, oh, adesso alzi la mano, Vito, se vuoi parlare. È nata a Dubai perché Vito è un motore. Pensatelo come un motore. Lui dà la carica, okay, quindi immaginatevi questo motore che funziona se acceso. Ma lui non solo un motore, con lui hai anche proprio la scuola guida. Lui ti prende e ti indirizza, ti guida per come fare ad utilizzare il tuo di motore personale. Lui ha proprio l'interesse dell'altro, gli piace aiutare le persone e non solo, lui le osserva. Ragazzi, Big Family è nato, qui lo dico e che sia chiaro, perché Vito ha visto in altre persone che avevano l'esigenza di tirare fuori qualcosa, di tirare fuori i propri talenti e di esprimersi. Se lui non avesse fatto questo passo verso le persone, probabilmente Big Family non sarebbe neanche nato.
Quindi Vito, dire che è una persona meravigliosa è riduttivo, secondo me. Lui veramente si interessa degli altri e non chiede niente in cambio, veramente. Il nostro far nascere questo gruppo voleva essere proprio partire da questi valori, perché Vito è importantissimo, è un punto fondamentale per il nostro progetto, ma anche Lucia, che si è inserita poi successivamente. È una ragazza formidabile. Mattia, vabbè, abbiamo visto tutto il suo percorso e adesso non vorrei nominare tutti perché non la finiamo più, però la cosa più importante è sicuramente che chiunque voglia fare parte del progetto, siccome siamo persone vere e vogliamo assolutamente aiutarci, chiunque ne vorrà fare parte verrà aiutato nella propria missione o in quello che vorrà fare nella vita, le proprie sfide, i propri progetti. E questo aiutarsi a vicenda non è un modo di dire, ci aiutiamo veramente. Ieri sera fino alle 11:30, mezzanotte, ci scrivevamo messaggi per alcune nostre sfide personali e c'è sempre qualcuno che risponde. E risponde per te, non per un proprio vantaggio personale. Questo diciamolo perché ognuno di noi è con sponsor diversi, quindi ha dei punti di riferimento a livello lavorativo diverso. Ma noi abbiamo deciso proprio di creare un gruppo nel quale l'aiuto reciproco è il punto di partenza, a prescindere da quello che poi può tornare a livello materiale. Questa cosa a noi non ci interessa perché diamo valore alle persone ed è quello che ci ha insegnato poi il nostro team pressure. Ok, adesso puoi parlare, Vito. Pensavo che quando dicevi Vito è un motore, mi è venuto in mente, quindi inquino. Eh sì, perché vabbè, dai. No, è vero, però sono anche, però non si dice, sono convinto che le cose non succedono per caso. Se è nata questa cosa è perché tutti quanti avevamo bisogno di un qualcosina di diverso, forse, qualcosa che ci accomuna, qualcosa come tutte le cose, abbiamo detto, non succedono per caso. Tu in aereo eri seduto a fianco a me, Alessandra. C'erano stati altri incontri dove magari non c'era stata la possibilità di conoscerci, di entrare in contatto così da vicino. Però poi dopo, quando io penso che ci siano degli spiriti intorno a noi che viaggiano e trovano il modo di far unire queste forze, perché alla fine quando ci si unisce in un gruppo si crea una forza maggiore, no? La classica alleanza di cervelli. Ed è quello che abbiamo realizzato noi, però sto monopolizzando sta Zoom e non va bene. Va bene, tranquillo. Perché non deve andare bene? Ognuno lo sai che noi, essendo una Di famiglia, solito è il rispettiamo ognuno monopolio di di noi. Veronica. No, non Esatto, è vero. quindi questa cosa non la sapevo. Una sera per uno, giustamente. Non stai monopolizzando niente, assolutamente. Perché è proprio bello quello che hai detto, ed è vero, perché noi siamo un gruppo, un team grandissimo. Però, essendo fatti di valore, abbiamo sempre saputo che ci possiamo anche radunare in piccoli team all'infuori dei nostri sponsor, perché tanto Certo. il gruppo viaggia con i soliti valori e proprio li condividiamo anche con persone che non sono nelle nostre linee dirette, Certo. proprio per come è nato, per com'è il motivo di lavorare, è proprio per questo che non abbiamo gelosie, non abbiamo invidie. E cerchiamo di aiutarci comunque l'uno con l'altro. Il team È proprio. pressure ci ha dato delle direttive, no? Ci dà delle Esatto. direttive, non ci obbliga a seguire perché non siamo obbligati a fare niente. No. Mettiamolo in maniera molto realistica, terra a terra, no? Il team pressure è il mio datore di lavoro, è la mia azienda, mi dà delle direttive. Qua ho la fortuna che posso scegliere se queste direttive che lui mi dà sono, per me sono valide, cosa che non posso fare nel mondo del lavoro tradizionale, o non sono valide. Io ho valutato, abbiamo valutato che queste direttive sono valide, sono di sani principi e tutto quanto, e non facciamo altro che portarle avanti, no? È come nella scala gerarchica di un'azienda. Io ricevo delle direttive e cerco di diffondere il più possibile in profondità. Big Family è nato anche su,
Per questo motivo, no? Cercare di restituire al team quello che lui ci ha trasmesso a noi. Quindi noi siamo veramente attaccati a quello che è il team pressure, a quello che sono i suoi valori, e non vogliamo che questi valori si disperdano. Posso fare un esempio stupido e banale. Se io uso la carta carbone, posso calcare quanto voglio, ma se metto 100 fogli, dal 50° in poi comincia a sbiadirsi un pochettino, no? Ecco, diciamo che Big Family è una carta carbone nuova che permette di replicare questi valori e queste cose fino a anche all'ultima persona che decide di collaborare con noi. Deve avere le stesse competenze, deve avere gli stessi valori, deve avere la stessa passione di rimanere nel gruppo con noi. Anche perché se non è così, si taglia fuori da sola, perché sappiamo benissimo che se io coltivo il mio orto e lo tengo curato, difficilmente le erbacce attaccano. Attacca solo l'erba quella buona, attacca la menta o qualcos'altro, ma la gramigna o altra erba infestante difficilmente attacca, quindi muore da sola, non c'è neanche bisogno del diserbante. Certo, i rami secchi, le foglie secche cadono da sole perché dove non c'è la condivisione dei valori, le persone poi o se ne vanno o comunque si stancano prima. A proposito di team pressure, il 29 giugno c'è un mega evento aperto a tutti. Questa cosa è importantissima da dire perché tutti quelli che ci stanno ascoltando che volessero partecipare, sappiate che potete farlo. E i maggiori leader del nostro team faranno questo evento pazzesco, del quale poi più avanti vi daremo delle indicazioni e anche l'orario. E trovate la locandina nei nostri profili, quindi potete andare a vedere. E mi raccomando, non esitate a chiedere perché è uno di quegli eventi al quale non si può mancare nella vita, ti lascia per forza qualcosa. Quindi mi raccomando, informatevi anche di questo. Non solo, a proposito di questo evento, tornando al discorso di prima di Zoom, non avete neanche lo sbattimento di dovervi spostare, fa caldo, mi sposto in macchina, tutto quanto. No, tranquillamente da casa, mi collegate via Zoom, nessuna spesa, nessun investimento, nessuna rottura di scatole, belli, tranquilli, potete seguirvi il vostro evento. Se vi piacerà, bene, se non vi piacerà, non vi fa male sicuramente respirare aria positiva in questo periodo, visto che si stanno riaprendo anche le regioni, stanno diventando bianche, si può respirare bene, tutto quanto. Potete seguirlo anche se siete in giro. Vi collegate col vostro cellulare tranquillamente, vi mettete le cuffiette, ascoltate e magari vi gustate anche meglio la serata. Anzi, sicuramente vi gusterete meglio la serata. Fate qualcosa di diverso che fa bene allo spirito e anche alla mente. Esatto. A proposito del team pressure, io volevo dirvi un'altra cosa. Come vi ha detto Vito, non nascondiamo nulla, la nostra azienda è Genesse, per cui ha dei prodotti veramente di alto livello. Ma noi, prima dei prodotti, ci sentirete sempre parlare del team pressure, perché è il team che fa la differenza quando si lavora. L'azienda e i prodotti devono essere eccezionali, però il team ti dà l'opportunità di crescere oppure no. E sicuramente se andate nei nostri profili e ci sentite parlare, la prima cosa di cui parleremo noi è proprio il team pressure. Lo nominiamo non so quante volte al giorno, perché veramente per noi è uno stile di vita e non solo per noi, perché anche su Millionaire è uscito un articolo per ben 2 mesi di fila dove proprio venivamo nominati come un team che ha creato un nuovo stile di vita. Esatto, Quindi. quando si definisce un lavoro, eccolo lì, più di un lavoro è un nuovo stile di vita, è una filosofia di vita, un modo di prendere la vita, un modo di vivere noi la giornata tutti i giorni, di viverla in maniera diversa, di viverla in maniera positiva, di prendere le cose per quello che sono se, fregandocene. D'altronde ci sono delle cose che devo imparare ad accettarle, accoglierle, lasciarle passare e farle andare via. Se le trattengo, mi faccio del male io e faccio del male anche alle persone che ho intorno, perché poi il mio umore, il mio stato d'animo, si riflette sulle persone alle quali voglio più bene. E quindi tante volte magari
può passare per buonismo o per debolezza, è esattamente il contrario, non è né buonismo né debolezza, ma riuscire a fare queste cose significa avere la consapevolezza che la vita è una sola, va vissuta fino in fondo, va vissuta nella miglior maniera possibile e tante volte ci si rende conto che abbiamo una vita sola, solo in determinati momenti, solo in determinate situazioni. Quindi questo, tornando all'articolo che ha fatto Millionaire, sulla filosofia di vita, sullo stile di vita, è quello che fa la differenza. Il team pressure io lo definirei, Lucia prima ha parlato di prodotti, tutti quanti noi quando andiamo a fare la spesa ci affezioniamo a un negozio, no? Adesso non sto qua a fare nomi di marche e di negozi perché non ne vale, cioè, non ha senso. Però se io entro in quel negozio e vedo un prodotto, a priori mi fido perché quello è il mio negozio. Quindi quando io entro in un'azienda di network marketing e so che c'è un team che ha dei valori, un gruppo che ha dei valori, è scontato che l'azienda che rappresenta quel team debba rispecchiare i valori e quindi mi fido ciecamente di quello che mi viene proposto e di quello che ha. Ovvio che poi se li provo e ne ho anche dei benefici, signori, tanto di cappello, anche perché torniamo al discorso di prima del passaparola, un'azienda che in 5 anni ha fatturato 1 miliardo di dollari, l'unica azienda di network marketing che in 5 anni ha fatturato 1 miliardo di dollari con il passaparola, senza pubblicità, o tutti quelli che hanno acquistato sono persone poco normali, o vuol dire che questa azienda dietro a un comitato di esperti che realizzano questi prodotti che sono fuori dal normale. È scontato. Sto facendo un monologo, lo so. Ma no, Vito, stai Assolutamente, ti dicendo. abbiamo lasciato lo spazio, ti abbiamo già interrotto diverse volte, abbiamo detto la nostra e ti abbiamo lasciato lo spazio. Comunque, secondo me, poi perché noi, oltre al team e tutto, parliamo di prodotti di nutraceutica e comunque di integrazione, so che faremo una live in cui vi diremo anche l'importanza di cos'è l'integrazione in questo periodo, perché tante persone ancora non lo sanno. Verissimo. Deciso ora, ragazzi, noi siamo così. Va Uno butta bene. fuori. E Perfetto, ha giudicato. Va benissimo. poi magari spieghiamo anche la possibilità che c'è sia di portare avanti il discorso prodotti piuttosto che portare avanti il discorso progetto, perché per esempio ero una di quelle che all'inizio diceva assolutamente non aspettatevi che io parlerò mai di un prodotto. E poi mi sono ritrovata che, insomma, sono andata a vedere tutti i giorni, prendo, uso un prodotto, parlo del prodotto, quindi direi che poi le cose possono anche cambiare, eh. Assolutamente, cresciamo e poi quando sei soddisfatta di una cosa, non vai a dirla agli altri, quindi lo fai anche del prodotto. Certo, lo facciamo tutti i giorni, lo facciamo in continuazione. Noi siamo degli animali che amano condividere le esperienze positive. Magari quelle negative ce le teniamo un po' per noi, ma quando una cosa ci piace, ci siamo trovati bene, può essere qualsiasi cosa, la condividiamo, ma la condividiamo così con tranquillità, come si fa tra persone, penso, tra persone normali, tra persone comuni. D'accordo? Certo, non... no, volevo Vai, Luci. dire, non saremmo mai, e non è nel nostro stile, di andare a rompere le scatole della gente come ormai suona il telefono e dici, chi sarà? Noi condividiamo le cose positive, ma lo condividiamo con chi le vuol conoscere, con chi le vuol Vabbè, è sapere, normale, senza scontato. andare a rompere le scatole. Certo. Sì, abbiamo trasformato quello che dicevate prima, quindi la potenza del passaparola che abbiamo sempre fatto nella vita, in qualcosa nel quale crediamo veramente. Quindi comunque doppio vantaggio, cioè aiutiamo noi stessi a migliorare esteticamente, fisicamente, nel benessere, ma siccome lo amiamo, aiutiamo anche gli altri. E questo è un po', Ahi, diciamo, il vedo una maglietta concetto. diversa. Vedo una maglietta Oh. diversa. Oh! Eccolo là! Il nostro grande Mickey!
Sì, ci siamo Amici. trasformati, abbiamo il ciuffo e ci siamo intercambiati. Stavamo giusto parlando di valori del team pressure, di persone eccezionali del team pressure e magicamente Mattia Magni si è trasformato in Michele Chierico. Sì, scusatemi, ma ero a fare una lezione di inglese, sì, perché sto cercando di imparare l'inglese, quindi, e per poterlo parlare, ovviamente, per espandere ancora di più quello che è il nostro progetto e ovviamente per essere all'altezza quando sarà necessario, per non passare sempre dagli altri, ma per essere ovviamente fautore di. Quindi ci proviamo. Sì, noi stavamo parlando di progetto, ma soprattutto stavamo parlando di principi che uniscono il team pressure. La differenza poi, secondo me, le aziende sono tutte uguali. Quello che fa la differenza sono le persone che compongono un determinato gruppo. Ah, allora, è ovvio che le aziende non sono tutte uguali, nel senso che è ovvio che ogni azienda abbia la sua, ok? Ma è altresì vero che tu puoi avere tutte le aziende del mondo ai tuoi piedi o avere in mano oggi una maglietta che magari è più lussuosa, più sperluccicante di un'altra, ma se poi non la sai indossare perché ovviamente non hai l'integrità, l'eticità, piuttosto che il giusto portamento, se non sei la persona giusta per poterla indossare. Perché noi pensiamo sempre che sia, ripeto, l'azienda che deve fare un po' tutto o che se c'è qualcosa che non va bene è colpa dell'azienda piuttosto che del team, piuttosto che di chi ti sta seguendo, piuttosto che dell'annesso del connesso. Quando in realtà siamo sempre un po' noi che, cioè, non sempre un po', siamo sempre noi che ovviamente facciamo la differenza, sia nel bene che nel male. E la difficoltà sta nell'assumersi le responsabilità di questa cosa, perché è normale che è più facile deresponsabilizzare tutto, no? Cioè, come in Italia soprattutto siamo tuttologi e quindi ci viene facile omologarci, quando tutto va bene, siamo tutti fenomeni, quando magari qualcosa non va male, quando qualcosa va male siamo i primi a saltarci dalla barca, siamo quelli che abbandonano perché è colpa della barca che non va più, no? Se tu non remi più, è semplicemente quello. Poi, ovvio che a livello di mercato, se sei un imprenditore, è giusto fare le tutte valutazioni, vedere determinate cose, ma se tu comunque non sei pronto, puoi cambiare tutte le barche che vuoi, ma sempre tu devi remare, perché sono tutte barche a remi, non troverai mai un qualcosa di diverso sul mercato. Quindi, le barche possono essere diverse, come le autovetture o quant'altro, ma se tu non sei pilota, quindi il manico non ce l'hai tu, fondamentalmente, mettiamola proprio così. E resti sempre al box di partenza e non vai da nessuna parte. Poi è normale che le novità possono sempre piacere di più. All'inizio, grazie all'entusiasmo, grazie all'energia, sembra che tutto sia fantasmagorico. Tante volte i risultati li devi vedere nel medio-lungo periodo, cioè dove ti porta un progetto, dove ti porta sicuramente anche una spinta, lo noti sulla distanza. Perché? Perché è normale che sia così. All'inizio è normale che grazie all'entusiasmo, all'energia e quant'altro ci sia più frizzantezza e ovviamente la novità attira sempre, no? Cioè di fatto è sempre stato così, sempre sarà così. Però poi è il dopo che deve essere misurato, perché poi le parole stanno a zero quando poi si deve parlare di numeri, di fatti e quant'altro. E i fatti poi devono essere sostenibili, duraturi nel tempo e misurabili. Perché poi è sempre quello. A proposito di cose misurabili, sostenibili, io Che detta così sembra anche un po' brutta, cioè, no. volevo approfittarne, visto che sicuramente lì a portata di mano Mattia prima ha fatto vedere un libro, Ah, questo. e io vorrei che tu condividessi con noi due parole su quel libro. Allora. In realtà questo libro nasce come un prontuario, ok? Cioè non è un libro per fare denaro. Scusa se ti interrompo, perché quel libro, prima ne parlavamo, tu sei una delle persone che l'ha scritto, quindi ok. Sì. Tra l'altro, proprio per scelta, abbiamo deciso di non mettere fotografie, abbiamo deciso di non mettere troppo autocelebrazione, per intenderci, perché non avrebbe avuto senso. Se no sarebbe diventato un libro inutile e fine a se stesso. Questo libro nasce semplicemente per raccontare un po' la passione che noi mettiamo in questa industria e il come
abbiamo deciso di approcciare questa meravigliosa professione che è quella del networker, no? Perché purtroppo, lo dicevo prima, la bellezza della nostra professione è che è accessibile a tutti, ma è altresì la stessa identica bruttezza. Cioè, cosa significa? Che potendola fare cani e porci, giustamente, viene un po' contaminata a livello mediatico, a livello cognitivo, dalle persone che ovviamente magari la intercettano giusto per caso. Non ti ascoltano nemmeno, pensano di fare i soldi semplicemente grattando i grattevinci e semplicemente facendo una miserazione, e poi dicono che non funziona, perché poi è normale generalizzare, si fa sempre questo errore, fargli tutta l'erba un fascio e quant'altro. E soprattutto, essendo un business, ogni business è legato da leve diverse, cioè è mosso da leve diverse, e ognuno ha le sue. E purtroppo quando queste leve sono magari troppo incentrate sul te stesso, sull'ego e sul dio denaro, rischi sempre di, purtroppo, non andare nella direzione corretta, o quantomeno, è vero che magari tu ti stai avvantaggiando nei confronti di una situazione, di un mercato o qualcosa, ma è anche vero che magari questa situazione va a danneggiare poi, diciamo, l'intero ecosistema, no? Quindi se non la fai con il giusto atteggiamento, la giusta passione, la giusta testa, il giusto cuore, e soprattutto se non colleghi tutto questo ecosistema a te stesso, quindi non puoi fare questa attività solo con la testa, la devi fare anche col cuore, viceversa non la puoi fare solo col cuore, ma anche con la testa. Perché? Perché è normale che siano entrambe collegate, queste due entità che sono dentro di te, e devono andare nella stessa antica direzione se vuoi far sì che questa professione diventi una professione che calza addosso a te. È una professione facile? No, come nessuna professione, perché deve partire, e non mi stancherò mai di dirlo, da una vocazione. Quindi questo libro nasce come un prontuario, quindi come una piccola guida, ok? Unicamente per far comprendere e capire cosa ci devi mettere o cosa ti puoi aspettare. Cioè non aspettarti che sia il business che ti renderà ricco dall'oggi al domani, e diffida da chi te lo dice fondamentalmente, e semplicemente che se non sei disposto a crescere insieme alla tua professione, lascia stare fin da subito. Non iniziare nemmeno, perché tanto non ha senso. Bene. Che dire, ragazzi? Abbiamo avuto questa sorpresa oggi. Poi guarda, Michele e Mattia sono... Il ciuffo ce l'abbiamo nella stessa direzione. Sì, ma si assomigliano già... però, eh. Beh, stai calma. Stai calma. Hanno anche la stessa età, più o meno. Mica tanto. Vabbè, fai finta di niente. A me piacerebbe. È sempre più giovane io di lui, poi, tra l'altro. Però... esatto, è vero. No, io faccio, tra le altre cose, 38 domani, quindi... È vero. Domani, 28. Vedi, 10 anni in meno. adesso, a parte gli scherzi, quindi per parte, obiettivamente, sembra più vecchio lui di 10 anni di me. Cioè. Esatto. Pensa io che ne ho 20 più di te, 30 più di lui. Vabbè, ciao. Sta cadendo la linea. Beh, lasciamo stare l'età, dai. La connessione non tiene oggi. Vediamo, se no la parte di sopra la tagliamo. Lasciamo la parte di sopra. Bene. Grazie ragazzi. No, grazie a te Michele. Grazie a voi per avermi invitato. Ti ha detto vieni qua a salutare. Certo, grazie per l'invito. Fatto benissimo. Per la possibilità e tu, per quello che fate ogni giorno, perché vi vedo super operativi, vedo super sul pezzo, e soprattutto siete una di quelle falangi o comunque di quelle parti super attive del team che portano in auge i valori poi del team stesso, perché è facile tramandare i valori, ma non è sempre detto che poi vengano trasmessi nella maniera corretta anche da chi poi li apprende, li accoglie e li fa suoi, no? Quindi è bello vedere che ovviamente quando tu trasmetti un valore e ovviamente cerchi di fare del bene, come ad esempio magari quando un genitore infonde nel figlio da alcuni valori, non è detto che questo figlio poi li accolga tutti o li sappia quantomeno mettere in pratica, perché poi ti trovi sempre di fronte a quello che è il mercato, a quello che è la vita reale, e sai che poi durante il cammino c'è sempre qualche lago di sogni piuttosto che qualcuno che cerca di deviarti dal tuo percorso di vita. Quindi è bello vedere che certi valori vengano presi, accolti, fatti vostri, fatti nostri, un po' perché in realtà probabilmente è un dato di fatto, sono già dentro di voi, quindi è solo un trovarsi, è un ritrovarsi all'interno di una medesima scala valori, ed è bello vedere che c'è sempre qualcuno che cerca di portarli in auge, difenderli con tutto se stesso e prima di ogni altra cosa, perché sono convinto che la difesa di determinati valori porterà sempre al conseguimento dei risultati poi tanto attesi.
ci vorrà magari più tempo, questo lo garantisco, perché ci vuole più tempo, è sicuramente più lenta la strada, perché è più veloce magari la strada del peccato piuttosto che della deviazione e quant'altro, ma è anche meno duratura nel tempo. E soprattutto non ti regala poi tutta quella soddisfazione alla quale poi ognuno di noi cerca di adempiere o comunque di raggiungere. Però posso dirti comunque che è un onore avere il fondatore del Team Pressure qui con noi. Sì, uno dei fondatori, dai. Non è... uno dei primi fondatori. Sì, che poi semplicemente è stato un patto tra folli, fondamentalmente, che hanno deciso di dire ok, ci chiudiamo su noi stessi per proteggere appunto quello che è il nostro obiettivo, il sogno, o comunque il goal che ci siamo prefissati, ognuno col suo goal, perché è ovvio che abbiamo tutti dei goal fondamentalmente diversi, ma che vanno poi nella stessa identica direzione, perché anche se sono diversi, sono tutti abbastanza comuni, e quindi tutti, diciamo, basati sulle stesse identiche principi, valori che appunto avete citato poc'anzi. Quindi quando poi trovi persone che sposano questo, diventa un movimento inarrestabile, diventa un movimento sicuramente, che diventa un'onda, no? E su quest'onda tu poi hai due opportunità, quella di salirci e surfarci sopra, oppure quella di essere travolto. Questo succede quando arriva un'onda, no? Michele, sì. Una cosa che volevo sempre... Sono anche abbronzato, sono le luci. È il momento di sfruttarla, perché non so quando mi cade. Per esempio, quando i bambini o anche gli adulti arrivano all'hotel e schiacciano il campanellino, ding dong. Invece in questo momento mi verrebbe da fare: signore e signori, Michele Perico by We Are Back Team Pressure, abbiamo avuto l'onore di averlo in diretta noi oggi. Faccia dell'onore. Allora, l'onore è tutto mio, cioè posso essere d'aiuto. E non è neanche la prima volta. Infatti. No, è bellissimo riuscire a vederti qua in diretta con noi. Sei una persona fuori dal comune, nel senso che... Sono fuori dal tuo comune? Sì, per adesso sì. In effetti sono in un altro comune. Io sono un po' stretto qua. Sono sullo stretto, quindi sono un po' stretto. No, una persona che visto dalla mia età potresti essere mio figlio, però sei un figlio che può diventare anche padre, e quindi una persona della quale ci si può fidare ciecamente. I valori che hai li hai trasmessi all'interno del team, il tuo goal è diventato il goal di tutti quanti noi. Io perlomeno sono orgoglioso di far parte del team. Io ho scelto il Team Pressure nel momento in cui ti ho conosciuto, e nel momento in cui ti ho conosciuto ho detto ok, sono arrivato a casa, e di questo sono molto contento. Che ti devo dire dopo una roba del genere? Sto funzionando io, ragazzi. È anche difficile dirti qualcosa, ma dopo quello che hai detto, se non dirti grazie, che sono assolutamente onorato, e sai benissimo quanto ci tengo alla responsabilità che mi assumo quotidianamente, e che farò di tutto per ovviamente sempre essere in altezza di questo. Grazie Michi. Grazie a voi. Grazie ancora Michi. Grazie ragazzi, è stato un piacere. Un abbraccio. Ciao. Vi lascio andare avanti? No. In realtà dovremmo chiuderla. Direi di sì, siamo andati ben oltre, ma la tua presenza penso che potevamo andare oltre, avanti per ore. Non avremmo mai chiuso. Però... Va bene. Salutiamo quelli che allora salutiamo tutti. Ciao, ciao. A tutti. Ciao, ciao a tutti.